Storia, scienza e tradizione, capace di abbracciare le Ande e il Messico, come sottolineato dalla colonna sonora predisposta per l'occasione. Stiamo parlando del mais spinato di Gandino, protagonista da sabato dei Giorni del Melgotto. L'iniziativa ideata dal comune di Gandino è volta a dare risalto a una varietà di mais nata nella Bergamasca e unica al mondo. Siamo in panne con Bergamo Scienza e sabato, Giorni del Melgotto, c'è l'inaugurazione del Giardino del Mais, per cui un giardino dedicato al mais, dove è stata messa una scultura e una testa olmeca, proprio per rappresentare quella che è la culla del mais. Il mais arriva quindi dai popoli incas, dai popoli olmechi, e specialmente anche i rostrati, gli spinati come il nostro, e quindi questo diventa un simbolo per aprirsi al mondo e legare le culture. Saranno presenti anche i boliviani con la Casa dei Boliviani di Bergamo. E poi c'è la scartocciatura in piazza, quindi la classica scartocciatura con le varie pannocchie, e per finire alle 18.30 un convegno tenuto da Valotti proprio su una sperimentazione. Sono state coltivate 20 varietà di mais e si sta proprio valutando quelle che sono i mais che rendono meglio in zona montana e quant'altro, e quindi anche questo qua sarà una parte scientifica legata alla scartocciatura più folcloristica e più tradizionale. Il progetto si inserisce pienamente nel solco di Expo 2015, che verserà su nutrizione e salvaguardia dei prodotti tipici, come sottolineato dall'assessore provinciale Silvia Lanzani. Se parliamo in termini di Expo, logicamente Expo rappresenta la possibilità di far conoscere un territorio e quindi le eccellenze del territorio, e senz'altro questa ha tutte le caratteristiche per essere un'eccellenza che può essere conosciuta dai milioni di visitatori che noi ci aspettiamo per Expo 2015. Quindi io mi complimento con chi ha promosso l'iniziativa e sono certa che il mais spinato di Gandino verrà valorizzato adeguatamente, così come ha detto il consigliere di amministrazione della società Expo.